Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri è uscita una nuova evoluzione che permette di ricevere un doppio playstyle plus e veramente un bel boost notevole alle statistiche, permettendoci di poter aggiungere alle nostre squadre tanti giocatori interessanti. Ma senza perdere altro tempo andiamo a vedere di cosa si tratta. L'evoluzione è la Double Plus Pursuit, che costa 500 FC Points o 100.000 crediti. Ci permette di poter andare ad evolvere una carta non in corso di evoluzione, piccola postilla. Che cosa significa? Significa che abbiamo visto nell'ultimo periodo tante evoluzioni. Io penso ad esempio a quella di Adopo 98, che ci permettevano di poter iniziare un'evoluzione, poi fermarla, spezzarla, ricominciarne un'altra, eccetera, concatenando anche gli step e non solo le evoluzioni, dando vita a carte veramente sbroccate. Quindi, per evitare questo problema, hanno apportato e apporteranno alle prossime evoluzioni questa modifica. Poi, per quanto riguarda le altre limitazioni, abbiamo 75 di overall massimo, posizione il CC centrocampista centrale, velocità massimo 80, tiro massimo 74, playstyle normali massimo 7 e plus massimo 0. Quindi, se vogliamo comunque un ampio raggio di scelta, perché abbiamo solo due limitazioni sulle statistiche e poi abbiamo la limitazione di ruolo e quella di overall, che comunque però ci danno margine di scelta. Per quanto riguarda invece gli upgrade che ci andiamo a portare a casa, abbiamo innanzitutto un più 2 di piede debole, poi abbiamo playstyle base della scivolata e ben 2 playstyle plus, l'incisive pass e l'infaticabile, ovvero la batteria. Ci andiamo a prendere poi un bel più 14 di overall, più 6 di velocità, più 9 di fisico, più 12 di dribbling, più 11 di difesa, più 12 di tiro, più 13 di passaggio e lo stato della carta che diventa radioattivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quindi sarà molto più facile da ibridare, perché partirà praticamente sempre con due di intesa. Quindi questo è il nucleo fondamentale, secondo me, di questa evoluzione, assieme al 2 di piede debole e ai 2 playstyle plus, che sono due ottimi stili di gioco. Andiamoci a spizzare invece adesso insieme quali sono le migliori 5 opzioni per questa evoluzione. E partiamo dalla Ligue 1 con un giocatore che abbiamo imparato, se vogliamo, a conoscere nel corso degli ultimi giochi di EA Sports. E sto parlando di Claude Maurice, un centrocampista francese del Nizza, che innanzitutto parte da una carta 75 ovviamente, con un work rate di normale normale, 4 di stelle skill e 3 di piede debole, 80 la velocità, 72 il tiro, 72 il passaggio, 80 il dribbling, 69 la difesa, 66 il fisico. La sua evoluzione Double Plus ci permetterà di avere una carta con 89 di overall, i 2 playstyle plus di cui vi dicevo in precedenza, ben 5 di piede debole. Ovviamente questo è un giocatore che vedete anche il ruolo secondario dell'esterno sinistro, e questo può dare una mano in caso noi vogliamo andare a fare delle ibride. 86 di velocità, 84 di tiro, 85 di passaggio, 92 di dribbling, 80 di difesa e 75 di fisico. Praticamente una sorta di Gullit Gang, se vogliamo. Ma la cosa bella sono le statistiche interne, perché abbiamo addirittura 99 di agilità, 92 di equilibrio, 86 di reattività, 86 di freddezza. Abbiamo anche delle ottime statistiche difensive, perché abbiamo 80 di lettura, 80 di intercetto, penalizzata la statistica complessiva solo dal 70 di precisione testa, che ci interessa poco. Pecca leggermente in forza e aggressività, ma ci mettiamo una bella ancoretta come stile d'intesa e risolviamo. Passaggi della Madonna e anche un buon tiro, perché abbiamo 88 di potenza, 89 di tiro da fuori, 83 di finalizzazione. Giocatore molto carino anche dal punto di vista dei playstyles, perché oltre ai due citati guadagna, come detto, anche la scivolata bianca, ma poi abbiamo il tecnico che ne facilita tanto il movimento con la corsa controllata e la trivela, che comunque aggiunge pericolosità alle nostre conclusioni da fuori. Quindi, per quanto riguarda questo Claude Maurice, sinceramente io mi sento di consigliarlo. L'unico problema è un po' il work rate, che normale normale, sapete, per un centrocampista non mi fa impazzire, ma comunque se andate a selezionarlo manualmente andate a risolvere anche questo problema. Ruolo consigliato mezzala, prettamente in un centrocampo a 3, ma comunque questo qui anche in un centrocampo a 2 con qualcuno che gli dà una mano difensivamente, il suo lo fa. Un altro giocatore molto interessante è Zinedine Zidane, non è vero, Zinedine Machak, una carta alla quale andiamo a fare una concatenazione di evoluzioni, ovvero partendo dalla sua versione 67 argento,
Innanzitutto passiamo alla versione 70 con la Weak Foot Training, una sfida gratuita che quindi non va a influire ulteriormente sul costo di questo giocatore e che ce lo porta appunto con questo leggero aumento ancora in range della nostra evoluzione. A questo punto però andiamo a fargli anche, se abbiamo ancora a disposizione, la FC Founders 2, anche quella lì, in maniera tale che lo andiamo a portare 4-4 di stelle skill e piede debole, giocatore che passa a 72 di overall e ancora quindi utilizzabile. A questo punto però concateniamo ulteriormente un'altra evoluzione gratuita, la FC Founders Upgrade, portandolo a 74 e concludendo così il nostro ciclo preparatorio, quindi abbiamo portato una carta a 67 argento a 74 evoluzione e andiamo a prendere adesso finalmente la Double Plus, portandolo a 88 di overall complessivo, 4 stelle skill e 5 piede debole, può fare il trequartista, il CC e la punta, 84 la velocità, 81 il tiro, 92 il passaggio, 93 il dribbling, 88 la difesa, scusatemi il fisico, 54 la difesa. Anche in questo caso, per quanto riguarda statistiche interne, 92 di agilità, 93 di equilibrio, 83 di reattività, 92 di freddezza, passaggio corto e lungo 92, questo anche 86 di forza e 91 di aggressività, bello rapido, palla al piede, pecca leggermente nella finalizzazione che è 79, però ha un'ottima potenza tiro ed è un giocatore interessante perché abbiamo anche il power shot bianco, il razzetto, il press proven, il famoso microonde che risulta molto comodo a centrocampo per un giocatore che va giocato esattamente in quel ruolo lì, principalmente per come la vedo io, centrocampista mezzala in un centrocampo a 3, con la licenza di poter dare una mano in fase difensiva, ma prettamente di servire i compagni, visto che le statistiche difensive lasciano tanto a desiderare. Non lo utilizzerei trequartista per il fatto che da trequartista preferisco un work rate diverso e soprattutto la quinta stella skill. Ma veniamo al nostro campionato, perché chiudiamo con una tripletta di giocatori di Serie A, perché so che tanti di voi magari si stanno facendo delle Serie A molto simpatiche con tutti questi giocatori Evo, e quindi vi porto questa evoluzione anche per Akpa Akpro, un giocatore che se non erro era arrivato alla Lazio, non si è visto tantissimo, e in questa evoluzione, ora che è passato al Monza, lo portiamo da 75 a 89. 83 la velocità, 79 di tiro, 84 passaggio, 90 di dribbling, 83 di difesa e 86 di fisico. Per un giocatore che mi passa 3 di skill e 5 di piede debole, che a centrocampo è fondamentale, e abbiamo un alto per quanto riguarda il work rate offensivo, mentre normale per quanto riguarda il work rate difensivo. Un giocatore questo che va a guadagnare i playstyle di cui avevamo parlato in precedenza, in più ha anche il rapido bianco, giocatore veloce, perché comunque veloce, dotato di un'ottima stazza fisica, ottimi passaggi, discreto il tiro, 91 di agilità, 90 di equilibrio e 81 di reattività con 89 di freddezza, tanta roba alle stats difensive, 86 di intercetto, 80 di lettura, bene anche scivolata e contrasto, 89 di aggressività e 82 di forza con 93 di stamina. Quindi se avete bisogno di un giocatore, in questo caso simile Loftus-Cheek, magari se ve lo siete perso, questo Akpa Akpro può fare al caso vostro. Ma vediamo ancora un altro giocatore del nostro campionato e sto parlando di Adrian Tamez, un altro giocatore che era possibile evolvere anche in precedenza in tante sfide, che però io ho sconsigliato più volte proprio per l'assenza di playstyle. Playstyle che invece in questo caso gli andiamo a dare con l'evoluzione. Lo portiamo da 74 a 88, trasformandolo in 84 velocità, 76 tiro, 81 passaggio, 89 dribbling, 85 difesa, 86 di fisico, 3 skill e 5 di piede debole, normale alto, quindi normale il work rate offensivo, alto quello difensivo. Quindi in questo caso abbiamo più un CDC tra le mani, che ha la scivolata che dà una mano e in più le statistiche che sono ottime, perché abbiamo 92 di scivolata, 88 di contrasto, 85 di intercetto, 77 di lettura, che però si accoppia bene a 81 di forza e 86 di aggressività, ancoretta anche in questo caso, stile d'intesa, passaggi clamorosi,
E in più abbiamo un giocatore che è anche bello agile, perché abbiamo 90, 88 di equilibrio, 87 di reattività. Bene anche il tecnico, che ci permette di poterlo muovere meglio con la corsa controllata. E quindi big up anche per questo Tamese, che finalmente trova, secondo me, la prima vera evoluzione in cui può avere senso andare ad inserirlo. Ultimo giocatore di cui voglio parlare è Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna che dall'anno scorso sta facendo veramente tanto bene. Con questa evoluzione lo portiamo da 74-88, 81 la velocità, 85 il tiro, 84 passaggio, 86 dribbling, 79 difesa, 90 fisico. Questo giocatore però ha alto alto di work rate, che quindi è perfetto, 3 le skill e 5 il piede debole come al solito. Per quanto riguarda i playstyle, i soliti, più la trivela e il passaggio alto, che è quindi molto interessante per un centrocampista, giocatore veloce, dotato di un ottimo tiro, gran passaggi, 91 l'agilità, 88 l'equilibrio, 80 di contrasto in piedi, 85 di forza, 94 di aggressività. Giocatore che praticamente ringhia addosso agli avversari in maniera incredibile, però anche su di lui io vi consiglio uno stile d'intesa che va a boostare un po' le statistiche, in particolar modo quelle difensive, e quindi piuttosto che un'ancora, visto forza e aggressività, che sono parametri messi bene, gli darei un'ombretta, quindi boostiamo velocità e stats difensive per un giocatore che in questo caso può fare benissimo ancora una volta la mezzala, ma anche il centrocampista un po' più difensivo accoppiato ad un altro che però tiene tanto in più il centrocampo con una maggiore fisicità, e lui è comunque libero poi di poter far valere la sua qualità, perché comunque un giocatore con 85 di finalizzazione e anche 89 di potenza tiro, 82 di tiro da fuori. Quindi diciamo che la fase offensiva la fa bene, così come sappiamo bene che nella realtà sto Ferguson ogni tanto la palla la butta dentro. Raga, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti quali sono state le vostre scelte per questa Evo, se la andrete a completare. Io vi ricordo che sono tutti i giorni live sulla piattaforma Viola, e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dai vostri Liberoschi e a presto. Ciao!